Intanto questa è una rete ospedaliera di fatto preelettorale, hanno avuto 5 anni di tempo, non hanno prodotto alcuna programmazione, i risultati reali con il governo regionale Marsilio Verì sono altri, 25.000 prestazioni in meno erogati dai nosocomi pubblici abruzzesi, una mobilità passiva che è aumentata del 20%, enormi file d'attesa dalla diagnostica alle prestazioni ospedaliere anche agli interventi e inoltre una fuga da una rete ospedaliera che non attrae i migliori professionisti, che fa fuggire anche i giovani professionisti abruzzesi e che non riesce a soddisfare i fabbisogni della nostra comunità e delle nostre famiglie. È un elemento che la dice lunga sul vero intento di questa rete ospedaliera, quella di recarsi in qualche luogo e fare campagna elettorale ma non di attuarla. D'altra parte la sospensione di ben 36 mesi per individuare il DEA di secondo livello già boccia una rete ospedaliera che nel non essere approvata per lunghi 5 anni ha ghiacciato anche 700 milioni di euro di investimenti tra gli ospedali e il PNRR riguardante la sanità territoriale. Le liste d'attesa, la fuga, la mobilità passiva per chi può permetterselo, le agende, se uno va al CUP addirittura non ti danno neanche più una data per tante prestazioni e tanta diagnostica, la dicono lunga sul vero fallimento del governo regionale Marsilio Verì. Questa rete ospedaliera a 8 settimane dal voto non serve ad essere attuata, serve a fare in qualche luogo campagna elettorale ma non dare risposte ai cittadini abruzzesi, alle famiglie e al bisogno di salute della nostra regione.